Bentrovati al quarto appuntamento con Oltre la Coppa, giornata storica per lo sci azzurro, per lo sci di fondo in particolare qui a Pragelato. Vittoria nella 15 km tecnica libera di Sabina Valbusa, sesto posto per Antonella Confortola, ma soprattutto la vittoria nella Coppa del Mondo Generale per Gabriella Paruzzi, 34 anni da Tarvisio e la terza Coppa del Mondo femminile conquistata dall'Italia dopo le due nel 94 e nel 96 conquistate da Manuela Dicenta. E adesso subito le parole e le lacrime di Gabriella Paruzzi. Sinceramente dopo lo sprint di Lahti, che sono arrivata seconda, avrei solo potuto perderla, quindi sarebbe stato un gran peccato. Quindi io l'ho tenuta stretta finché ho potuto, anche se non ce l'avevo in mano. Però è stato veramente... Vi garantisco una gran sofferenza, però adesso un'enorme gioia. Sì. Vi dico che quest'anno ho riniziato a fatica e il mio allenatore mi ha detto prendiamolo come anno di transizione, è stato l'anno più duro e più difficile della mia carriera. Tenere duro fino alla fine non è facile. Io l'ho voluto perché a inizio febbraio mi sono posto degli obiettivi che erano la Francia, Oslo e qua. E ti dico, la Francia e Oslo erano andati bene, qua ero un po' stanca e quindi avevo un po' paura. Però ho capito che se voglio le cose le posso tenere, quindi... È una cosa positiva anche per quello che sarà il futuro. Il programma dello sci alpino a Sestrier prevedeva lo slalom speciale femminile, vinto dall'austriaca Marlise Schild davanti all'americana Sara Schlepper e alla finlandese Tania Putiainen. Quindicesima l'unica azzurra in gara, Anna-Lisa Ceresa. La svedese Anja Persson ha vinto definitivamente la Coppa del Mondo Generale Femminile. Del gigante maschile, la cui disputa è stata disturbata dalla scarsa visibilità, riferiremo nella puntata di domani. Una giornata importante in cui abbiamo inaugurato la pista dedicata dello slalom, dedicata a Giovanni Agnelli, una giornata in cui è anche stata dedicata una strada a Giovanni Nasi, al primo sindaco di Sestrier. Abbiamo visto delle bellissime competizioni. Mi pare che importante sia la presenza in questo nostro stand della provincia di Torino di tante persone anche famose. Abbiamo qui il presidente e segretario generale del CONI. Io devo dire che per l'organizzazione sono rimasto soddisfatto. C'è stato grande impegno, i risultati si vedono alla fine. Devo dire che questa è stata un'ottima occasione per noi, è stata un'occasione, devo dire, favolosa per quello che riguarda i risultati sportivi. È stata per noi un'occasione per rinnovare la conoscenza con i prodotti piemontesi, con i prodotti torinesi, che devo dire ancora qui hanno dato la dimostrazione di quanto siano buoni. Prodotti che io conosco e che apprezzo moltissimo. Direi che la selezione che è stata fatta dalla provincia è tra le migliori. Credo che la sfida sia già stata vinta e tutti siamo una bella squadra per fare una gran bella figura, tutti insieme. E faccio un brindisi con un vino tipico di questa nostra provincia. Domani gran finale con le gare di slalom speciale maschile e gigante femminile a Sestrier. La 30 km tecnica libera a Pragelato, il gigante parallelo di snowboard a Bardonecchia e le gare sulle gobbe per i funamboli del freestyle a Sauze Dulz. Nel centro di Sauze da vedere l'antica fontana del XVI secolo, la cinquecentesca parrocchiale di San Giovanni Battista con il campanile dall'altissima cuspide centrale a sezione ottagonale, impreziosita da quattro piccole guglie triangolari.